Salve, di base sono Mauro Simonetti. Forse vi ricorderete di me per alcuni filmati istruttivi come Mauro Recensioni, oppure video di me che scendo per un pendio su un trattore giocattolo, che grazie a Dio in questo momento non è più presente sull'internet. Ad ogni modo, recentemente mi è capitato di guardare Stranger Things, serie TV prodotta e distribuita da Netflix a partire dal 15 luglio di quest'anno. Si tratta di una serie di altissimo livello. La regia e la fotografia sono sempre al massimo della forma, citando a piene mani dalla cultura pop anni 80, ma senza mai scadere nella vuota imitazione. I personaggi sono tutti interessantissimi e tutti fondamentali all'evoluzione della trama. Lo sviluppo dell'intera vicenda è sempre credibile e ogni scelta artistica, comportamentale e drammaturgica rientra sempre perfettamente nella logica complessiva. Avrei comunque delle critiche da muovere, come il mancato sviluppo del personaggio del dottor Martin Brenner, potenzialmente interessantissimo, e forse una durata complessiva fin troppo breve, che ha contribuito a rendere questa serie sì essenziale nella sua densità, ma anche estremamente veloce. Stranger Things è di sicuro una delle nuove serie televisive più promettenti, e ha una tra le migliori stagioni uscite nel corso di questo 2016, su questo non credo ci siano dubbi. Eppure, ciò di cui vorrei parlare oggi non è tanto la serie in particolare, quanto più che altro il modo in cui essa è stata distribuita e percepita. In tre parole, Netflix e binge watching. Il servizio che Netflix fornisce in Italia esattamente dal 22 ottobre 2016 è sicuramente un servizio di qualità per gli appassionati di un certo tipo di cinematografia e di serialità. Io stesso, all'inizio scettico, mi sono ritrovato ad essere un utilizzatore abituale di questo tipo di servizio, sia per il catalogo a disposizione, sia per la sua possibilità di poter godere di questi prodotti in lingua originale. Aspetto che nel dramma, ma soprattutto nella commedia, ritengo essere molto importante per questioni di ritmica e timbro, nella scrittura così come nella recitazione. Eppure, non mi sono mai trovato d'accordo con il concetto di binge watching tanto promosso da Netflix, ovvero quello di guardare non stop, puntata dopo puntata, intere stagioni di una data serie TV in una sola giornata, di fatto bruciandosela in pochissimo tempo. Italianizzandolo, il termine più vicino potrebbe essere semplicemente maratona. Ma Mauro, cosa c'entra la qualità di Stranger Things con Netflix e questo binge-watching? Ebbene, risponderò alla questione aggiungendo ancora un altro elemento che apparentemente non avrà alcun senso con tutto ciò che è stato detto finora. Lost. Lost può essere considerata per gli anni 2000 ciò che Twin Peaks è stata per gli anni 90. LA serie che ha aperto cancelli e possibilità artistiche in un settore che sembrava ormai non avere più di tanto da dire. La serie che ha dato realmente il via al rinascimento televisivo che stiamo vivendo in questi ultimi anni. Le prime tre stagioni e mezzo di Lost possono essere tutt'oggi considerate tra le migliori stagioni televisive di tutti i tempi, vantando una storia straordinaria, un cast dalla qualità e dal numero tutt'oggi quasi ineguagliati, si tratta di poco più di 50 personaggi, tutti ben sviluppati, dettagliati e splendidamente interpretati, oltre che una colonna sonora immediatamente riconoscibile, che ormai ha fatto storia. È vero, le ultime e soprattutto l'ultima stagione di questo serial hanno lasciato molto a desiderare, a causa di questioni di produzione e molto probabilmente anche di contrasti creativi, identiche questioni che, per continuare parallelo, hanno afflitto anche la seconda stagione di Twin Peaks. Ma ormai le basi per una grande narrazione seriale erano state poste, e chi è arrivato dopo ha ben imparato la lezione. Ebbene, oltre a tutte le grandi caratteristiche già elencate, cosa ha reso questa serie la grande serie che è ricordata tutt'oggi? Strano è dirsi, ma si tratta anche dell'attesa tra un episodio e l'altro. Ad ogni cliffhanger, ogni finale di puntata bastardo, seguiva sempre minimo una settimana, massimo mesi, prima di un nuovo episodio, prima di sapere come sarebbe continuata la storia. E quale modo migliore di ingannare l'attesa se non parlandone con amici e conoscenti? Durante i mesi in cui lo show era in onda, era impossibile non parlare di teorie assurde riguardanti nuovi misteri creati dall'ultima puntata, della affascinantissima mitologia attorno all'intera serie, o anche solo se Katie si sarebbe fatta Jack o Sawyer, cosa che poi risolve facendoseli entrambi nell'indecisione. E si noti bene, qui si parla degli anni tra il 2006 e il 2010, internet non aveva ancora avuto il grande boom di oggi. È vero, esistevano i primi esempi di forum online, ma si trattava comunque di un tipo di interazione per pochi. La maggior parte della comunicazione avveniva dal vivo, o almeno così è avvenuto per me, motivo per cui era ancora più facile emozionarsi parlandone. Ebbene, con serie come Stranger Things, nel 2016 questo genere di cosa non potrebbe mai succedere. Non tanto per questioni come non avremo mai un'altra serie bella come Lost, dato che secondo me Stranger Things può essere decisamente considerabile come diretto discepolo di Lost, ma perché non abbiamo più la possibilità di viverla allo stesso modo.
dopo pochissimi giorni dalla sua uscita, chi aveva iniziato a vederla l'aveva già ormai abbondantemente finita, eliminando una fase centrale, a mio parere, fondamentale per quello che è stato lo sviluppo della televisione di qualità degli ultimi anni, ovvero l'attesa dell'episodio successivo. Personalmente, riconosco di essere uno psicolabile. Il mio massimo di episodi da guardare al giorno di una data serie TV è 2, 3 se si tratta di serie da episodi di 20 minuti. Tutto questo per cercare di aumentare il più possibile la mia esperienza con quella determinata storia, per cercare di fare in modo di non bruciarmela tutta e subito, finendola presto e dimenticandola, ma di permetterle di crescermi addosso e di darmi il tempo, puntata dopo puntata, di pensare cosa mi ha emozionato di questo episodio, quali sono stati i suoi lati positivi e quali quelli negativi, e anche per darmi quella voglia di fantasticare su cosa potrebbe succedere dopo. Negli ultimi anni, uno degli atteggiamenti che più ha caratterizzato il pubblico di film, serie TV, videogiochi, ma più in generale gli abituali frequentatori di internet, categoria che ormai comprende la maggior parte della popolazione mondiale, è quello di volere tutto e subito, di non riuscire ad aspettare neanche un secondo per avere di più, ancora di più di ciò che vuole o che crede di volere. Si tratta di un atteggiamento che trovo estremamente infantile e bambinesco, ma con cui Netflix, così come tantissimi altri servizi a pagamento di vario tipo, si sono ritrovati per forza di cose a fare i conti. Alla fine non si fa altro che dare al pubblico esattamente quello che vuole, anche se personalmente credo che il pubblico non abbia quasi mai la minima idea di quello che vuole, quindi si finisce per accontentarlo e basta. Ma Netflix in particolare lo fa con qualità, e questo è il trucco. Una delle pochissime serie rimaste a fare dell'attesa una vera e propria arma contro il proprio pubblico è Game of Thrones, probabilmente la serie contemporanea controversa per eccellenza, che sembra voler giocare apposta a stuzzicare il proprio pubblico, o almeno questo lo dice un tipo che non ha mai visto neanche un episodio ma che grazie a Facebook conosce praticamente tutte le scene più importanti delle 6 stagioni uscite finora, ma peccato che la reazione di moltissimi sia quella di bambinoni frustrati per non avere avuto esattamente il giocattolo che si aspettavano, incapaci di andare oltre e cercare di capire quello che questa narrazione sta cercando di costruire davvero, o almeno questo lo dice sempre uno che legge le reazioni su Facebook. Con questo video non voglio parlare di cose come «ai miei tempi era meglio», ma semplicemente sottolineare come il cambiamento, a mio parere in negativo, del pubblico ha portato per forza di cose anche al cambiamento di come la serialità televisiva ci viene presentata e come noi arriviamo a farne uso. Un tipo di uso molto meno ragionato e invece basato molto, molto di più sul semplice consumo di massa. Il che è un vero peccato, perché per la televisione questi sono gli anni delle grandi narrazioni, delle storie che hanno bisogno del loro giusto tempo per evolversi e crescere, il che vuol dire anche apprezzare la lentezza. Alcuni esempi sono Better Call Saul, Show Me a Hero e True Detective. Ma questo, ripeto, è esclusivamente il parere di uno psicolabile su un argomento che spazia dall'arte fino ad arrivare al sociale. Da qui la mia domanda più importante. Cosa ne pensate voi al riguardo? Siete abituati frequentatori di servizi come Netflix, Infinity o VIT? Se sì, preferite guardare serie televisive e serie di film con calma o sentite di apprezzarle di più se viste consecutivamente? Lasciatemi un commento oppure... video risposta? Non lo so, si fanno ancora i video risposta? Vabbè, io sono Mauro Simonetti e questo era Pimpa e Mauro! You gotta hit us up to get a pimped out ride. Pimp my Mauro, pimp my Mauro.